stato arrestato dai carabinieri un pregiudicato 45enne di Boiano dovrà rispondere di truffa ed estorsione aggravata. I fatti risalgono al 2010. È stata individuata e denunciata in tribunale ad Isernia una trentenne campana con l'accusa di truffa. Aveva affittato una casa in montagna inesistente. È stato archiviato il procedimento disciplinare avviato contro Emilio Izzo dalla direzione regionale del Polo Museale del Molise. Appuntamento domenica a Venafro per la giornata della prevenzione attiva. L'idea è stata sostenuta dalla Commissione delle Pari Opportunità. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TLT. Il punto nascita all'ospedale di Termoli rimane appeso a un filo. L'ente regionale infatti non ha presentato la richiesta di deroga ai 500 parti al San Timoteo in sede di conferenza Stato-Regioni nella capitale. A sostenerlo l'avvocato ed ex onorevole del centro-sinistra Laura Venitelli. Nei verbali a Roma non c'è traccia del punto nascita al San Timoteo. La giunta regionale di centrodestra non ha dato seguito alla necessaria procedura per consentire al reparto di rimanere in vita, ha concluso così la parlamentare molisana. E cambiamo adesso argomento, parliamo della truffa delle vacanze. Una giovane campana è stata scoperta e denunciata dalla polizia postale di Isernia per un raggiro. Andiamo a scoprire i particolari della vicenda. È andata male ad una giovane truffatrice campana, smascherata dalla polizia postale di Isernia attraverso accurate indagini telematiche. I fatti: su internet un isernino aveva contrattato l'affitto di una villetta in una località sciistica del Basso Aquilano per le vacanze. Ottenuta la disponibilità dell'appartamento in montagna, aveva versato 900 euro sul conto corrente indicatogli dalla donna. Una volta arrivato a destinazione per le meritate ferie, l'uomo si è reso conto che della villetta esisteva solo un'immagine fotografica, mentre la trentenne truffatrice aveva fatto perdere le sue tracce con il denaro dell'affitto in tasca. Ma la donna non ha fatto i conti con gli agenti della polizia postale, che subito dopo la denuncia hanno fatto scattare le indagini. In poco tempo le forze dell'ordine sono riuscite a risalire all'identità della trentenne, denunciata per il reato di truffa al Tribunale di Isernia. E i carabinieri a Boiano hanno arrestato e sottoposto a regime di detenzione domiciliare un 45enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, dovendo scontare una pena residua pari ad un anno e 4 mesi di reclusione. La vicenda risale al 2010, quando il pregiudicato venne bloccato nell'ambito di un'indagine che aveva ad oggetto il tentativo di acquisire il controllo della gestione dell'installazione delle slot machine negli esercizi commerciali dell'area matesina. L'uomo, a seguito della sentenza, era stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di tentata estorsione aggravata. E confronto serrato tra Emilio Izzo, rappresentante sindacale del settore dei beni culturali, oggetto sottoposto oggi a procedimento disciplinare, la direzione del Polo Museale del Molise, che ha predisposto l'addebito normativo oggetto del contendere alcune questioni relative ai musei del territorio. Vediamo. Questa mattina Emilio Izzo, in qualità di rappresentante sindacale unitario del settore dei beni culturali, ha convocato la stampa nel centro storico di Campobasso, davanti alla sede del Polo Museale del Molise, per spiegare le ragioni, a suo avviso, alla base di un procedimento disciplinare emesso a suo carico e relativo alle sue funzioni lavorative. L'incontro, poco prima di essere ascoltato per la memoria difensiva, come da norme contrattuali e legislative. Chi mi conosce sa che ho sempre messo in evidenza pubblica quelli che sono i mali culturali. Nel caso di specie parliamo di musei chiusi da anni, con la scusa di lavori che invece non ci sono mai, o sono ogni tanto così per far vedere qualcosa. Ovviamente questo non può far piacere a una dirigenza che è poi la parte titolata a dover risolvere quei problemi. E quindi alla luce di questo evidentemente la dirigenza ha pensato bene di chiamarmi questa mattina per portare le mie
Credo che loro vorranno delle scuse rispetto alle mie dichiarazioni, ma di questo ovviamente se ne possono scordare, anzi chiederò io le scuse pubbliche per quello che stanno facendo ai musei, ai nostri musei chiusi, alle aree archeologiche dove la tutela, insomma, come dire, mi sembra abbastanza lontana da quello che è l'ottimale, delle tante lamentele che arrivano pure a voi. E quindi ovviamente io qui ho detto questa mattina che vi avrei rappresentato i motivi di questa protesta, perché io rigiro al mittente le accuse, cioè voglio dire, il problema non sono io che metto in evidenza le cose che non funzionano, il problema è chi evidentemente non risolve quei problemi da anni, e quindi poi andremo a vedere nelle stanze evidentemente deputate dove sta la ragione. Una cosa è certa, ecco, questo lo dico e lo dico subito, a tutti i confronti pubblici ai quali io ho chiamato questa dirigenza, perché non voglio essere mai da solo, oppure di portare le telecamere in quelli che sono i musei dove io denuncio certe situazioni, non hanno mai accettato. Questo potrebbe essere una cartina al tornasole, beh, chi ci ascolta ovviamente si farà una sua idea. Ero riuscito a fatica a far riaprire il museo dopo 4 anni di chiusura e a farci delle iniziative incredibili, piene di gente, di persone, ce ne sono le immagini e i filmati, e mi sono ritrovato di nuovo che mi chiudevano il museo sotto il muso. Allora credo che forse ci sia proprio una volontà di abbrutire quelli che sono i concetti della valorizzazione del patrimonio culturale. A me pare, ecco, ho la netta sensazione che tutti i dirigenti che arrivano su questo territorio vengono qui di passaggio e non mi sembra che attuano le buone politiche della comunicazione e della valorizzazione di questo patrimonio. E le vicende contrattuali e normative che hanno portato al procedimento disciplinare nei confronti di Emilio Izzo necessitano per correttezza anche di un intervento da parte di chi ha responsabilità di gestione, la direzione del Polo Museale del Molise. Sentiamo ai nostri microfoni la chiamata di Leandro Ventura. Dopo le parole di Emilio Izzo, l'intervento di quella che è la controparte naturale nel procedimento disciplinare. Questo per essere corretti e sottolineare le varie posizioni in una vicenda che intanto mette in contrasto due figure professionali che sono impegnate nello stesso contesto lavorativo. A tal riguardo abbiamo ascoltato telefonicamente il direttore del Polo Museale del Molise, Leandro Ventura. Le ragioni sono semplicemente legate al fatto che il signor Izzo ha diffuso notizie incomplete e non concordate con l'ufficio. Abbiamo esortato il signor Izzo a diffondere notizie complete e corrette in futuro, anche perché insomma la sua esternazione rispetto al Museo di Santa Maria delle Monache è un'esortazione, sì, basata su fatti reali perché il museo è chiuso, però che non tiene conto dei progetti che si stanno per avviare, perché proprio relativamente al riallestimento del museo, che stanno ripartendo a brevissimo, ripartiranno veramente a brevissima scadenza, anche la settimana prossima in teoria potremo ricominciare i lavori, stiamo chiudendo la revisione del progetto e quindi possiamo ripartire. Il museo sarà riaperto in tempi brevi, adesso ho sollecitato un cronoprogramma dei lavori, e appena mi sarà consegnato questo cronoprogramma dei lavori sarà pubblicato, così potremo eventualmente verificare la possibilità di anche di aperture parziali eccetera, quindi lamentare la chiusura del museo ma non dire tutto quello che c'è dietro, tutto il lavoro che c'è dietro rispetto alla riapertura è comunque un'informazione non completa. Izzo, che è un dipendente tra l'altro della soprintendenza, ha lamentato una sorta di, come dire, di censura verso un po' il suo operato. No, non c'è censura, anche nell'incontro che abbiamo avuto poco fa c'è stata invece una esortazione a presentare progetti e programmi di iniziative. Ho avuto un incarico qui in Molise da marzo 2016, però con diverse interruzioni, quindi non è stato un incarico continuativo, e devo dire che in tutto questo periodo le esortazioni ci sono state alla collaborazione di tutti i funzionari, di tutti i colleghi del Polo Museale, e purtroppo da Izzo non è arrivato molto, quindi l'ho esortato a collaborare, a presentare iniziative, le sue iniziative saranno valutate come vengono valutate quelle degli altri funzionari,
né più né meno, e l'ho esortato anche ovviamente a fornire un'informazione più completa e corretta al pubblico. Ed è stato archiviato il procedimento disciplinare avviato contro Emilio Izzo dalla direzione regionale del Polo Museale del Molise questa mattina. Infatti a Campobasso, davanti al dirigente Leandro Ventura, Izzo era stato chiamato a rispondere delle dichiarazioni rilasciate da un emittente lo scorso 17 settembre. In quell'occasione Izzo aveva denunciato la mancata riapertura al pubblico in tempi celeri del complesso museale di Santa Maria delle Monache a Isernia. Da quelle dichiarazioni l'inizio di un procedimento disciplinare che secondo l'avvocato Scurti non avrebbe potuto proprio essere avviato a carico di Izzo per palese conflitto di interesse tra chi proponeva la sanzione e chi doveva poi decidere se applicarla o meno. Pertanto è stato archiviato il procedimento. Incidente stradale oggi tra due auto lungo la galleria Lama Bianca alle porte di Campobasso. Sul posto ANAS e Polizia Municipale per effettuare i relativi rilievi, giunti anche i sanitari del 118 per prestare soccorso ad uno dei due conducenti. Vediamo. Ancora incidenti lungo le strade molisane, fortunatamente sembrerebbe non ci siano feriti gravi. Questa mattina il sinistro è avvenuto nei pressi della galleria Lama Bianca lungo la strada statale 87 Sannitica. Due autovetture, per cause ancora da accertare, hanno avuto un impatto, sembrerebbe sia stato un frontale tra un Apollo ed un Alfa 146. Sul posto giunti tempestivamente ANAS e Polizia per effettuare i relativi rilievi e dirottare il traffico, che nel corso delle ore successive ha subito notevoli rallentamenti. Giunti anche i sanitari del 118 per prestare soccorso ad un ferito, pare non in gravi condizioni. Sono sempre più frequenti, ricordiamo, in questo periodo i sinistri stradali, causa il tempo, la circolazione e anche la velocità. Da non dimenticare poi il problema dei dispositivi elettronici, da anni causa di gravi, gravissimi impatti. L'utilizzo del cellulare alla guida, ricordiamo, è vietato. In queste ore a farsi sentire, a chiedere che si faccia subito qualcosa e si sensibilizzi la popolazione a prestare massima attenzione alla guida, anche Aldo Di Giacomo, che questo a seguito di numerosi e gravi incidenti che si sono verificati nel corso del mese di settembre scorso. Il segretario di Nuova Italia invita pertanto alla prudenza e a fare interventi lungo le strade maggiormente a rischio. Mai così male la promozione turistica, sono queste le considerazioni della Confindustria regionale a seguito dell'assenza del Molise alla manifestazione italiana per la promozione del turismo mondiale e per la commercializzazione dell'offerta nel mondo che si è svolta a Rimini. Per incoraggiare tale attività, afferma l'associazione, occorre investire sulla viabilità, sul marketing e programmare e partecipare ad eventi internazionali, vetrina rilevante per lo sviluppo della regione. Attenzione soprattutto agli albergatori, che sono invitati a migliorare i servizi e la visibilità. E parliamo adesso del progetto di raddoppio della tratta Termoli-Ripalta. A seguito di un incontro tra Rete Ferroviaria, Regione Molise e Comune di Termoli, è stato avviato un confronto per l'approvazione del progetto e per l'individuazione di una soluzione per il miglioramento dell'accessibilità nelle aree circostanti, con l'eventuale realizzazione di attraversamenti trasversali e coperture anche parziali dell'attuale fascio dei binari. E ci spostiamo adesso a Capracotta, che si sta organizzando per gli eventi che si celebrano per i 55 anni della nascita del Giardino della Flora Appenninica, un sito importantissimo per lo studio delle varie specie botaniche presenti. Il comune di Capracotta è impegnato quotidianamente a valorizzare il suo ambiente, avendone rispetto e tutelando il territorio. In questi giorni l'iniziativa ruota attorno al 55esimo compleanno del Giardino della Flora Appenninica e alla sua massima importanza per studiosi di tutto il mondo. La filosofia che anima il nostro lavoro quotidiano, prendere coscienza che abbiamo questa straordinaria opportunità di mettere in campo i valori ambientali, come dicevamo. Il Giardino della Flora Appenninica, che festeggiamo, del quale celebriamo il 55esimo anno della sua istituzione, è un esempio di come si possa fare conservazione e di come si possa fare didattica, si possa fare ricerca e si possa fare del turismo intelligente.
perché oggi sempre più persone chiedono questo target di turismo, chiedono ambienti puliti, paesaggi mozzafiato, insomma, e aggiungerei io anche un po' di quella bella qualità umana che insomma nei nostri territori non manca. Ecco, un mix di ingredienti positivo, favorevole, sul quale poter puntare per il futuro. Io non penso, quando si parla di questi scenari apocalittici, lo spopolamento, è vero, è un tema forte, difficile da affrontare, poi magari lo affronteremo anche in altre sedi, però io non penso a questi scenari apocalittici, io non sono convinto che non ci sarà la fine dei nostri territori, anzi ci sarà un ritorno. E vi dico di più, gli scienziati ci dicono che i cambiamenti climatici stanno porteranno nei prossimi 50 anni ad un aumento medio della temperatura che va dai 2 ai 5 gradi. Ci saranno degli esodi, la gente sarà costretta a spostarsi nei luoghi più alti e quindi forse allora, magari noi non lo vedremo, ma ci sarà un futuro nuovo e diverso anche per le nostre montagne. Grande la soddisfazione del presidente del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica, Maurizio De Renzis. L'importanza di questi festeggiamenti è proprio i 55 anni. 55 anni di una struttura che è andata sempre migliorando, che si è sempre di più ampliata nelle attività, nella ricerca, in quant'altro, ma soprattutto a dimostrazione che 55 anni fa gli amministratori, gli studiosi si hanno creduto in un discorso del genere, la popolazione tutta, e quindi ha portato avanti un giardino che è un gioiello dell'Appennino, dell'Alto Molise. Infatti il giardino è uno dei più alti degli Appennini, si trova a 1500 metri, uno dei più estesi, cioè circa 10 ettari, di questi 10 ettari 5 sono curati, tenuti dal personale proprio del giardino, ed è un giardino naturale. E proprio il tema clima, agricoltura e sociale sono anche al centro di un dibattito che si svolgerà domani in via Duca d'Aosta a Campobasso. L'evento è promosso da Lega Ambiente in occasione del 9° congresso regionale dell'associazione. A partire dalle 15 invece un momento di discussione sullo stato dell'arte e delle politiche ambientali del Molise. E domenica 20 a Venafro, una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie voluta dalla Commissione delle Pari Opportunità del Comune. Vediamo. Sensibilizzare la popolazione sull'importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato al fine di prevenire le malattie. E questo lo spirito con cui prenderà il via domenica a Venafro lungo Corso Campano l'iniziativa Prevenzione e Benessere. La giornata, voluta dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Venafro, sarà un'occasione per effettuare screening gratuiti, partecipare a dibattiti con medici e specialisti, ma soprattutto un momento di confronto diretto con gli esperti del settore. A raccontare l'evento e la sua importanza, il presidente della Commissione Pari Opportunità, Elisabetta Macari. L'evento Venafro in Salute, Prevenzione e Benessere è alla terza edizione ed è una tradizione della Commissione Pari Opportunità del Comune di Venafro e del Comune di Venafro stesso. È il primo impegno pubblico di tutta una serie di impegni che la Commissione, col patrocinio del Comune, vorrà svolgere durante tutto l'anno. Si svolgerà, come abbiamo detto, il 20 ottobre lungo Corso Campano, che per l'occasione diventerà isola pedonale, e dalle 9 la mattina alle 14 il pomeriggio, e sarà caratterizzato da tutta una serie di screening e visite gratuite che professionisti sanitari, medici e non, metteranno a disposizione della popolazione, come visite cardiologiche, esami dell'udito, visite o consulti odontoiatrici, visite dietologiche, e vedranno quest'anno, rispetto alle altre edizioni, una novità: la partecipazione delle scuole, sia del Don Giulio Testa che del Leopoldo Pilla, e l'esposizione di prodotti tipici. La novità inoltre riguarderà anche la prevenzione sulla salute alimentare, di cui se ne sono occupate direttamente le scuole. Questo è un evento che nasce proprio per sensibilizzare l'importanza della prevenzione attiva e quindi per estendere una cultura della salute di prevenzione più che di cura. Affaticamento, depressione, ansia, disfunzione cognitiva e qualità bassa della vita sono i sintomi tipici di chi è affetto dalla sclerosi multipla. L'approccio multidisciplinare come fondamentale metodo di studio della malattia è stato oggi argomento dell'Istituto Neuromed di Pozzilli.
E mercoledì 23 di sera al Cinema Maestoso di Campobasso ci sarà la prima del lungometraggio La pace non è uno stato naturale. La pellicola, girata in Molise dal regista William Mussini, racconta quelli che sono i tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale. Vediamo. La pace non è uno stato naturale. Come è nato questo lavoro? Allora, l'idea del lungometraggio è nata a seguito di uno spettacolo teatrale che ha lo stesso nome, realizzato in una rassegna che noi ogni anno organizziamo, che si chiama OFF, e chiaramente di teatro indipendente e d'autore. Mi sono detto, perché non trasformare questa piccola pièce teatrale in un film, visto che c'erano le giuste misure, le giuste caratteristiche, ho riscritto la sceneggiatura e è venuto fuori questo lungometraggio. E diciamo che viene fuori da una serie di come possiamo chiamare, elucubrazioni del sottoscritto riguardo ai temi che tratto nel film, che sono il perché della guerra e il perché della violenza. Questi temi li ho trattati anche in precedenti cortometraggi, e tre in particolare, che hanno trattato il primo, che è la storia di Amalia e Michele, che riprende pure poi i nomi nel film, riguarda la storia di questi due personaggi che sono vissuti realmente, nativi di San Giovanni in Galdo, un paese vicino Campobasso. Insieme ad altri amici ci siamo ispirati a questa storia. E questo cortometraggio, diciamo che ha dato lo spunto poi per realizzare qualcosa di più corposo sia nel testo teatrale che nel lungometraggio. Tu sei una moglie che saluta il marito che va in guerra? Sì. E tu aspetti un bambino? Sì. E poi? E poi non si può dire niente. Poi non si può dire niente, però ecco, sicuramente quello che si vedrà all'interno del film, chiaramente in un modo in cui soltanto William riesce a raccontare le cose con una... Che marito va alla campagna di Russia, va in Russia. Sì, esatto. E, diciamo che l'ingenuità di questa giovane donna di quegli anni, degli anni del insomma, a cavallo del 43, secondo, 44, sì. secondo conflitto mondiale, praticamente... diventa poi una donna che deve invece metabolizzare questo distacco, metabolizzare la solitudine e tutto quello in cui aveva creduto, praticamente per cui aveva gioito, lavorato nella sua giovane vita, cioè quello di costruirsi con il fine di costruire una famiglia. Viene praticamente a mancare, nel senso viene interrotto questo processo proprio da un qualcosa che non dipende da lei. E l'appuntamento al Cinema Maestoso di Campobasso e la questione dei parcheggi nel centro cittadino di Isernia sono gli argomenti centrali presenti nella nostra trasmissione Il Molise che va in onda alle 21 e domani in replica dopo le 15, condotta per noi da Michele D'Alessio. Il comitato Pro Trennina interviene riguardo ad un presunto caso di abusivismo in una posizione autovelox sulla statale 16 nel territorio di Montenero di Bisaccia e chiede al comando della Polizia Stradale di Campobasso la copia della relazione del sopralluogo effettuata lo scorso 9 di ottobre. Dalle analisi il comitato afferma che i dubbi erano fondati e pertanto invita gli automobilisti a non pagare multe e rivolgersi all'associazione per effettuare i ricorsi. E sarà inaugurata domani pomeriggio all'ex GIL di Campobasso in via Milano la mostra dal titolo Arte, Vita, Amore e Sogni che celebra i primi 50 anni di impegno artistico del pittore molisano Giuseppe Passerella. E vediamo adesso le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Per vederci chiaro, Ottica De Siato, in via Estonia 41A a San Salvo e via Acqua Santi Anni 5 a Trivento.
Dalla sera cielo stellato sulla regione. Le temperature sono comprese tra i 12 gradi di Campobasso e la massima di 22 a Termoli. Ventilazione sud-occidentale. Calmo il mare Adriatico. Sulle due province domattina tornerà il sole. Valori climatici in leggero aumento. Venti meridionali. Trasferta in Sardegna per domani per la Magnolia Campobasso, ospite della Virtus Cagliari alle 19.30 per la quarta giornata del campionato di A2 femminile di pallacanestro. Tra le molisane sarà ancora assente l'italo-statunitense Camille Giardina. E parliamo adesso del calcio di Serie D. Ottimo impatto per il Vasto Girardi nella categoria superiore, squadra giovane e ben allenata da Francesco Farina. I gialloazzurri domenica al Civitelle affronteranno nel derby l'Olimpia Agnonese. La matricola Vasto Girardi ha tutta l'aria in questo campionato di lasciarsi alle spalle le più blasonate squadre molisane che partecipano allo stesso girone, il Campobasso e l'Olimpia Agnonese. Abbiamo chiesto al presidente Andrea Di Lucente cosa ne pensa. Ma guarda, abbiamo una squadra giovane, una squadra pimpante, una squadra che gioca a calcio. Noi faremo il nostro umile campionato, poi se arriviamo prima di Campobasso o Agnone non sarà sempre per merito nostro, ma qualche volta anche demerito qualcuno, come nel caso di Campobasso. Campobasso è una piazza che deve per forza vincere il campionato. Mi aspetto anche dalla società che faccia qualche innesto in più, perché Campobasso merita piazze diverse. Lo stadio a Vasto Girardi quando sarà pronto? Novembre, pronti per partire fine novembre a giocare. E domenica pomeriggio il Monte Giorgio sarà ospite del Campobasso sul terreno di Contrada Selvapiana. I marchigiani nel turno precedente sono stati fermati da Chieti sul risultato di 1-1. Andiamo a rivedere i momenti più significativi della gara. Al secondo Albanesi non controlla un pallone spiovente dalla sinistra, il portiere ospite Camerlengo è reattivo nell'uscita bassa, al quinto Traini di testa non inquadra la porta. Partita tattica con rare occasioni da rete, predominio territoriale del Monte Giorgio, ma il Chieti dal canto suo concede pochi spazi di manovra agli uomini di Baldassarri. Al 28esimo punizione telefonata di Bruschi, Mercorelli blocca senza problemi. Al 40esimo arriva il vantaggio rosso-blu, un destro violento di Trilini si trasforma in assist per Enepi, bravo a controllare il pallone e a spedirlo in fondo alla rete per l'1-0 del Monte Giorgio. Al 46esimo il Monte Giorgio sfiora il 2-0, tiro di Mariani deviato, prodigiosa replica di Camerlengo che recupera rapidamente la posizione e salva a pochi centimetri dalla linea di porta. Squadre al riposo sull'1-0, in avvio di ripresa al terzo minuto Ferrante di testa impegna Camerlengo, Grandoni passa ad un 4-4-2 a trazione anteriore con Traini e l'eneo entrato Bruni in avanti, Bruschi funge da esterno d'attacco a sinistra con il numero 11 Panecasio sul fronte opposto. Il cambio di modulo paga subito dividendi notevoli per il Chieti, al decimo su una punizione scodellata dalla destra Venneri si infila nel cuore della retroguardia di casa e trafigge Mercorelli con una mezza girata di destro. In pochi minuti la partita si complica terribilmente per il Monte Giorgio, al 17esimo infatti rosso diretto a Nepi per una presunta gomitata ai danni di Venneri. Al 21esimo Bruni non sfrutta a dovere una pericolosissima ripartenza per il Chieti che amministra in maniera scellerata la superiorità numerica. Al 23esimo infatti rosso a Venneri per un'entrataccia su Titone. Si gioca 10 contro 10 questo ultimo scorcio di una gara ruvida e spigolosa. Le due squadre fiaccate dall'inferiorità numerica non creano pericoli consistenti. Al 92esimo il Chieti sfiora il colpaccio con Bruni che accarezza la traversa con una conclusione dalla distanza. Finisce in parità 1-1. In eccellenza regionale, dopo 6 gare di campionato, l'ex capitano dell'Isernia Nicola Panico ha realizzato 12 reti. L'attaccante milita quest'anno con i campani del comprensorio Vairano, distanziati nella classifica dei bomber Patriciello del Venafro a quota 6, e rega sempre del Venafro con 5 marcature.
E saranno i calabresi del Real Rogit gli avversari del Cus Molise sabato pomeriggio al palazzetto dell'Ateneo a Campobasso per la quarta giornata di andata della 2 di calcio a 5. Gli ospiti sono tra le squadre favorite alla vittoria finale del girone C di Serie A2. E con questo è tutto per stasera, termina qui l'edizione del telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata in nostra compagnia. Arrivederci.